Frontiere. Poco più di 30 anni fa, Guido Pancaldi, nella sua Ascona, cavalca l'elefante. Sciari, che si chiamava Sciari, che era 55 anni, era femmina, e essere sull'elefante era come essere, come vestire su un sacco pieno da os, ogni momento che l'elefante sta disfatto. Con Gennaro Olivieri, da poco scomparso, da metà anni 60, storica coppia di Giochi senza frontiere. Attenzione, 3, 2, 1. Insomma, anche questo è roba che era una volta che adesso mai è difficile da rifare. E tocca ora alla nostra foca, alla foca di Ascona. Attenzione, 3, 2, 1. Uno spettacolo diffuso in diretta in vari paesi d'Europa con una media a puntata di 70 milioni di telespettatori e una sigla tutta da ricordare. La sigla, ti sei ricordata mo come la faceva? No, Oh, ha cambiato due o ma tre che la volte, ma non classica. mi ricordo di più. No, no, lui è Di. accanto a me. Sì, che te canta, No, dai. no, Accanto insieme. Preda, allora intonati. Sì, boh. Ding, di, ding, 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 la, 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 la. Questo qui è l'ultimo però, Sì, ma. La, 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 la. Pam, pam, pam. Sorridenti sfide di 30 anni fa per baldanzosi giovanotti e graziose donzelle, oggi magari simpatici nonni, lì a raccontare ai nipotini la bella favola dei Giochi senza frontiere. Vigorose martellate, clamorose scivolate, tante risate e alla fine Ascona che vince con 45 punti, uno in più dei britannici di Aaron. Indimenticabile, grande festa in borgo. Prima edizione 1979, Ascona con 45 punti. Questa atmosfera di gran gioia, appuntamento fra 15 giorni a Saint-Gaudens per la Svizzera, parteciperà Roma. Se sei arrivato a Giochi senza frontiere, a te che da dic grazie in funt al generale De Gaulle. Ma se ti vuoi sì, perché il generale De Gaulle è mio che mi ha nominato ma però il generale De Gaulle insieme ad Adenauer e un giornalista, Léon Citron, un bel momento parlando di giochi, poi venire fuori sci. Ma sarà pas male per fare in ambito europeo, insomma, ecco. A Caslano, 1976, audience da record per una produzione della nostra televisione. Ed ancora una volta esperti, popolari, quasi infallibili, gli arbitri saranno Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi. Ciao, Ezio. Gennaro, quante edizioni hai sino ad oggi arbitrato? 112, e 112 volte la medesima emozione. Per 12 anni. E Guido, quante volte hai fischiato il via? Ma circa 1200 volte. Andate, 3, 2, 1. In tanti anni, 265 puntate di uno show di dimensioni continentali. Per La Sera di Caslano, regia di Marco Blaser, i milioni di un tradizionale mercoledì innanzi alla TV erano veramente tanti. Il nostro cordiale buonasera a tutti i 100 milioni di telespettatori che ci seguono questa sera, seguono le immagini della Svizzera italiana. Attenzione, 3, 2, 1. Ed eccoci al primo Bacca Show. Dalla fervida fantasia degli autori, propri per anni in testa, creati per divertire in tanti anni 2.700 giochi per 30.000 concorrenti. Gli arbitri però sempre due e sempre loro, il neocastellano Olivieri e l'asconese Pancaldi. Ritrovati cronometro e fischietto, di tanto in tanto anche però regali decisamente originali. A dare gai diversi VOP, ma anche un po' strani, per esempio questo qui, ecco, questo qui è un cane mozzo, penso, cosa è più, una lupara, penso che è una lupara, che è ricevuto in Germania, e torna in Dre con l'aeroplano, mi sono passato in aeroplano, ho chiesto, mi ha tenuto là.
la cabina da comando. Dopo qualche gradita confidenza, per l'87enne Guido, una salutare pedalata per accompagnarci attraverso le stradine del borgo alla scoperta delle sue origini. Sulla facciata del Museo Comunale, nel chiostro e nella chiesa del Collegio Papio e altri luoghi ancora ritrovi l'inconfondibile stemma di famiglia, con tanto di forca di Nettuno, tre strisce da capitano e stelle ad indicare la via da seguire. A proposito, a Savona ve la torre Leon Pancaldo, navigatore che nel 1519 fu con Magellano nella circumnavigazione del globo. Del 1615 lo stemma di famiglia che in chiesa ricorda Gottardo Pancaldi.